That's My House. Silverstone diventa la nuova casa di Alessandro Porta dopo l'evento inaugurale del campionato eSport Series dedicato alle vetture GT3. A pochi giorni dal successo di Zolder nel Porsche Cup, il pilota lombardo esordisce su Aston Martin e si conferma condottiere del Racing Line Motorsport con una vittoria dai toni imperiosi. Arpionata a 25 minuti dalla fine grazie ad un lungo e spettacolare sorpasso su Luca Losio tra le curve club e loop. Incassata la delusione per il settimo posto in qualifica, la musica cambia in gara. Porta attiva la modalità Hammer, salendo subito terzo nelle prime concitate fasi della competizione. Poi la caccia all'osio dopo il pit stop con una rimonta alla Hamilton completata in 15 giri e suggellata da un sorpasso mozzafiato. Ciliegina sulla torta? La perfetta gestione della combo testa-macchina-gomme quando scende la pioggia a 20 minuti dalla fine, ad evidenziare ancor di più la bravura del pilota Racing Line Motorsport. Porta precede sul traguardo un ottimo Andrea Capoccia, velocissimo, testardo e spesso minaccioso con la sua Ferrari firmata GTVR, team sempre sul pezzo nelle competizioni che contano. Completa il podio uno sfortunato Luca Losio, leader per tre quarti di gara e tradito solo dalla mancata competitività delle sue gomme nel momento clou. Per il giovanissimo asso del Genalesia Sports Academy, un terzo posto conquistato con i denti, grazie ad un'eccellente difesa su Niccolò Bilancini nei giri conclusivi, sopravvivendo anche ad un contatto fortuito. Per Bilancini, fresco vincitore del campionato Driving Italia, l'appuntamento con il podio è rimandato probabilmente al 30 gennaio con l'evento di Barcellona. Alle sue spalle Alberto Gianfrest, bravo a tardare il pit, risultando con il quinto piazzamento il migliore dei piloti N2O, davanti al Pullman e pilota privato Francesco Dondi. Tornando al GTVR, il team di Giorgio Cornacchia si gode anche l'ottavo posto di Gabriele Semeraro ed il decimo di Andrea De Biasio. Nel mezzo, un Racing Liner Giuseppe Montalbano. Esordio agrodolce per il siciliano del Racing Line Motorsport, che inizialmente era secondo ed aveva flirtato più volte con la vittoria, ma un pesante impatto alle Beckett prima del pit stop, forse per mancanza di lucidità dovuta all'influenza, lo ha escluso dalla ristretta lista degli invitati per lo champagne. Ripartito dai box in 19ª posizione, il commissario ha archiviato l'inchiesta britannica al 9° posto. Giornata da dimenticare per il terzo Racing Liner Davide Chiesa, finito KO per una collisione con Schiattarella al 17° giro. Silverstone si fa da parte per lasciare il palcoscenico a Barcellona. Giovedì 30 gennaio, chi sarà l'attore protagonista nella calda Catalogna?